A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Buongiorno, bentrovati amici di Radio Roma Television, buongiorno da Maurizio Martinelli, oggi lunedì 24 di luglio, un buongiorno a Giulia, un buongiorno a Eleonora e un buongiorno anche a Emiliano, eccoli qua! Buongiorno! Buongiorno. Charles Angels con Carlo Angeli, di diverso insomma, sì, nel senso di una Charlie, ah, okay. Prevedo veramente. Senti, sei abbronzato? Ieri sono andato a giocare a padel, sì, con Maurizio Martinelli, sì, in diretta, vabbè, tutti, sì, no, siamo benissimo, ecco, devo dire, salutiamo anche ovviamente la regia di Matteo, sempre precisa e puntuale. Vogliamo partire subito, Giulia? Certo, partiamo. Massi, dai, che giorno è oggi? Oggi è il 205esimo giorno dell'anno. La chiesa ricorda Santa Cristina, quindi vorrei dare tanti auguri a mia sorella che si chiama Cristina. Ecco, vedi? Eccola, ma quella sono io. Santa Cristina. Io mi sento male. Che meraviglia. E attenzione, quest'altro che non so chi sia, però noi ammettiamo anche la nostra ignoranza. Sì. San Charbel Maclouf. Sono tutti bello, amici di Maurizio. Sì, sì, sì. Ah, tu conosci? Cioè, lo Charbel. A Ostia, come si chiama? Non è Charbel. Charbel, scrivici se ci sei, fatti un colpo. Vabbè. Il sole è sorto alle 5:53 e tramonterà alle 20:36, mentre la luna sarà crescente e illuminata alle 33. Adesso è tutto così, ragazzi. No, questo programma sta diventando troppo trash, per cortesia. Non si può. No, io non. Ma poi quella pagina lì fa veramente. Quello è Solstizio Martinelli. Vabbè, scusate. Giulia, riprendi per favore la situazione. Vabbè. Allora, per quanto riguarda la giornata mondiale, questa è una giornata che preferisco, insomma, in assoluto, perché oggi è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. È stata celebrata anche ieri, perché era domenica, quindi Papa Francesco ha fatto la sua, come dire, la sua celebrazione. E questa giornata mondiale dei nonni e degli anziani è una celebrazione della Chiesa Cattolica che è stata proprio istituita da Papa Francesco. È vero. Annunciata dopo la recita dell'Angelus il 31 gennaio 2021. E ricorre in prossimità della memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù, che nel calendario della Chiesa Cattolica di rito latino ricade il 26 luglio. Le nostre biblioteche, i nostri libri, gli anziani sono, le nostre enciclopedie viventi, sono straordinarie, straordinarie. Un abbraccio a tutti gli anziani e a tutti i nonni del mondo. Certo. Proseguiamo con i fatti del giorno. 1911, quindi proprio per parlare di ieri, 111 anni fa esattamente, fu scoperto il sito di Machu Picchu. Fu un archeologo ed esploratore statunitense a riportare alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno, scrigno dell'antica civiltà Inca, che tra il 1200 e il 1500 costruì un grande impero nella regione andina, compresa tra Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Io ci ho fatto un rave a Machu Picchu. Giulia, io comunque posso dirti che è faticoso così, non trovi? Cioè, no, Maria, io esco, ma proprio Maria. È l'ultima settimana. Maria. Io ci ho visto il concerto di Iron Maiden a Machu Picchu. Sì, ma non è che l'ultima settimana, cioè non è l'ultima settimana tocca sbragasse, cioè voglio dire, cerchiamo un po' di professionalità anche, no? Meraviglioso. Io, vabbè, proseguirei. È meglio. Perché il 24 luglio del 1956 fu brevettata la penicillina. In Austria i ricercatori Ernest Brand e Hans Margeider ottengono il brevetto per la penicillina 5, in realtà, messa a punto 4 anni prima. E si tratta di una nuova formulazione dell'antibiotico scoperto da Alexander Fleming, che ne consente però l'assunzione per via orale. Quindi una scoperta scientifica che, insomma, non potevamo non menzionare. Proseguiamo con 24 anni fa, perché nel 1998 debutta nelle sale Salvate il soldato Ryan. Un successo incredibile, credo che abbiamo anche qualcosa. Questi due uomini sono morti in Normandia. Questo a Omaha Beach. Sean Ryan. Questo a Utah. Peter Ryan. Questo è stato ucciso la settimana scorsa in Nuova Guinea. Daniel Ryan. Erano fratelli, signore. Ho saputo che oggi la loro madre riceverà tutte e tre i telegrammi. Non è tutto. C'è un quarto fratello, il più giovane. È da qualche parte in Normandia. Se quel ragazzo è vivo, manderemo qualcuno a cercarlo. E lo tireremo fuori di lì, maledizione. Gran film. Capolavoro. Io ricordo la prima volta che l'ho visto, rimasi un sacco scioccata. Forse ero ancora troppo. Sai, quando te le vedi anche magari già 18 anni, quindi ancora non realizzi poi bene effettivamente, perché la storia ce l'hai acquisita fino a un certo punto. Se lo rivedessi adesso, secondo me sarebbe tragica. Bello tosto. Ci sono dei grandissimi film da vedere, soprattutto per quanto riguarda la storia, che insomma
Ma Alexander Fleming abitava in collina? Sì. Ah, ok. Questa... Oh, Madonna, ma è tutta così? Aspettava altro per fare... Vabbè, dai, che ci sta pure. Che ci sta pure. Con la attenzione, musica. Attenzione, 24 luglio, chi è che compie gli anni? Vai. No, non è vero, ma perché prendi iniziative? Stavo per dire quello che avrei detto fuori onda, tipo, te droghi? Non è il compleanno. Attenzione, proseguiamo, perché nel 1989, viva la mamma di Edoardo Bennato, è in vetta le Hit Parade. Vai, facciamolo. Ce l'abbiamo. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Insomma, allora, il grande Bennato. Abbiamo intanto, parlato se mi permettete, visto che è viva la mamma, la dedichiamo a tutte le mamme. Io la dedico alla mia. Viva la mamma. Viva la mamma, è vero. E poi, vero, visto che è anche la giornata dei nonni e degli anziani, anche loro ovviamente sono mamme, quindi la dedichiamo. Festival Obama, ancora lo fanno? Festival no. Lo fanno più? No. Vedi? Firmiamo subito per farlo ricominciare. Vero, sono d'accordo. Magari qui, Magari con altri cantanti, non quelli moderni. Era Salvini che faceva il Festival di Sanremo. No, il Festival Bar. Salvini. Chi era? Matteo? Salvetti. Matteo Salvetti. No, sono sbagliato. Salvini, Salvetti. Allora, stavo lì. Mi ricordavo. Concludiamo con la musica e Dulcis in Fundo, perché lo sapete, ormai i nostri telespettatori più affezionati sanno che questo cantante io lo amo. Nel 2020 esce l'album 1990 di Achille Lauro. Per trovare sto file, ci ho messo 40 minuti. Ma perché ci vuoi bene, Vai. Vediamo. Achille Lauro, beh, insomma, un saluto ad Achille che verrà prima o poi. Ciao Lauro. Quel fisico da lanciatore di coriandoli. Ma anche peggio. Il direttore, grazie al cielo, vero? Va in collegamento. Claudio Michalizio, buongiorno, direttore, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno, buon lunedì a tutti, grazie sempre per questa accoglienza così festosa. Io purtroppo però porto le brutte notizie per definizione. Allora, partiamo intanto dalla situazione degli incendi in Grecia. Avrete sicuramente visto tutte le immagini drammatiche che arrivano da questi luoghi ogni anno, salutati dall'arrivo di decine di migliaia di turisti. Ebbene, emergenza incendi che si sta propagando ulteriormente. Se nelle scorse ore l'emergenza era sull'isola di Rodi con 30.000 persone evacuate tra sabato e domenica, un nuovo focolaio e una nuova emergenza in queste ore sta riguardando un'altra isola molto ambita dell'arcipelago delle Eolie. Stiamo parlando di Corfù, qui dell'Egeo, Corfù. Qui ci sono 17 villaggi evacuati e 2.500 persone che sono state sfollate. Dunque, situazione che resta particolarmente drammatica. Dalla Spagna è arrivata la conferma che sarà molto difficile formare un nuovo governo dopo le elezioni dello scorso fine settimana. Hanno vinto i popolari, lo sapete, ma in realtà un possibile asse di centrodestra, anche coinvolgendo gli esponenti della cosiddetta ultradestra di Vox, sembra non avrà i numeri in Parlamento per governare. Il candidato in petto, il leader dei popolari, ieri ha detto di voler comunque provare a formare una maggioranza, una coalizione che dia in Parlamento i numeri per la governabilità. Tra le ipotesi che si formano in queste ore, la possibilità di un'estensione dell'alleanza ai socialisti del presidente uscente Sanchez, oppure addirittura che si possa tornare in inverno alle urne qualora non si riuscisse in questa opera di incastro. Due storie di cronaca riguardano il nostro territorio, la regione Lazio. Partiamo dall'inchiesta che è stata aperta sulla morte di Andrea Dini, un avvocato precipitato in circostanze misteriose dal 15
quinto piano di un palazzo a Latina la scorsa settimana, si indaga per istigazione al suicidio, anche perché durante i funerali dei ladri si sarebbero introdotti nell'abitazione dell'avvocato. Allora, questa serie di episodi, di circostanze, più alcune attività investigative da parte degli inquirenti hanno fatto supporre che forse il suicidio potrebbe non essere stato un atto casuale, una vicenda questa particolarmente drammatica che monitoreremo perché potrebbe riservare dei colpi di scena. E infine permettetemi di fare i miei personalissimi complimenti a Noemi, una giovanissima bagnina di 19 anni che ieri ha avuto il suo primo giorno di lavoro negli stabilimenti balneari del litorale di Sabaudia e pensate, ha fatto 5 interventi importanti che hanno permesso di evitare delle tragedie del mare. Si è molto discusso sui ritardi con cui alcune località del Pontino quest'estate sono riuscite a garantire il servizio di salvataggio. Il fatto che ieri al suo esordio questa giovanissima bagnina sia stata così fondamentale è sicuramente una buona notizia che è giusto ricordare, complimentandoci con lei per il lavoro svolto. E per il momento è tutto. Ci associamo, grazie al direttore Claudio Michalizio, ci associamo ovviamente ai complimenti di questa ragazza giovanissima che ha fatto il proprio dovere, ma insomma voglio dire, wow. 19 anni, salvare già insomma parecchie situazioni. Sono contento, felice ovviamente per lei e chiaramente per chi è stato ovviamente salvato. Facciamo così, andiamo in pausa e rientriamo con il segno del giorno e poi i compleanni, che oggi sono dei compleanni abbastanza direi interessanti. A tra poco. Prego Matteo. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Bene, rientriamo in diretta 10:14, questo 14 che ritorna sempre, il canale 14. Comunque alle io ore ti 10 vorrei 14. Dire che sul canale 14 saremo per tutto l'anno prossimo, mio caro Maurizio. Che facciamo? Ogni giorno diciamo che ci siamo sul canale 14, dobbiamo assolutamente giocarcelo. Io però, mi chiedo io, ci ritorno. No, io l'ho giocato, ma è uscito insieme in coppia col 15, qualche, non mi sembra, l'ho anche detto, però non abbiamo giocato. Hanno pure vinto. Vabbè. Allora facciamo un momento dedicato alle stelle. Sì, anche sì. Sei? Acquario. Ecco, niente da fare. Bilancia. Ma non è di pesci. Bilancia. No? No, non sono tutti pesci, capito? No. Allora, Bilancia, il segno fortunato di oggi è la forza dell'intuizione. La luna è nel vostro segno e vi accompagna nell'inizio di questa settimana, aiutandovi ad essere ben connessi con il vostro lato più sensibile, in modo da potervi avvalere della vostra intuizione. Le difficoltà che sono emerse ultimamente nel lavoro ormai le conoscete, sapete bene come gestirle, ma le soluzioni varie hanno già iniziato ad applicarsi e ora si tratta solo di proseguire sulla stessa strada. State rivalutando dei progetti che diventeranno più attrattivi. Mantra del giorno, la vera soluzione va fatta su misura. Capito? Beh, su misura, no? Bilancia. Sì. Mamma giusto, mia, giusto. Sì, sì, certo, assolutamente così. Senti, sì. Coriandoli, compleanni, voilà. Coriandoli per noi, grazie. Eccoci qua, allora. Tanti auguri di buon compleanno, non possono iniziare così perché già è un mese che me lo dice Daniele De Rossi, buon compleanno. Oh, DDR, il nostro capitano straordinario, ciao, personaggio ciao. Fantastico. Sempre bei ragazzi comunque qui, cari. Uomo di cultura, uno dei pochi che ho conosciuto. 1983, un pivello. Pivello. Sì. Poi andiamo avanti con Vincenzo Salemme, io tra parentesi proprio lo adoro, straordinario, ce l'abbiamo, grande. Sì, attore, regista, bravissimo, di tutto e di più. Mi fa veramente ridere, ogni volta che lo vedo ha una comicità, è vero, per me pulita, un e po' diretta, come una volta, ma pulita, diretta, bravo, fa ridere, sono a me d'accordo, piace tantissimo. Bene, anche a me. Andiamo con Ermanno Olmi, grande regista. Grande, sì, vero. E poi concludiamo con la parentesi invece artistica, musicale. Attenzione. Jennifer Lopez, io la invidio moltissimo. Happy birthday, quando vuole siamo qui anche per non lei. È, non, Jennifer. Non è brutta per niente. No. Mi avevano detto che oggi è l'invidio. Noi siamo qui. Ha cambiato idea. Verrà qua ad ottobre. Maurizio l'ha intervistato. Verrà qui ad ottobre, ragazzi. Sì. Noi l'aspettiamo. Già la regia che pezzo importante. Un pezzo importante. Sì. Seduta qua.
qui vicino? Basta, qua, in mezzo. Qua, porta magari anche Ben, così magari. Ben. No, Ben non viene. No, Ben, ti posso dire che dopo l'ultimo video che abbiamo passato anche noi in diretta della portiera che gli chiudeva, andatelo a cercare se non l'avete visto, mi è andato un po' antipatico. È pure perché c'è una cosa in comune con Maurizio Costanzo. Sapere, no? Quello cioè? Che c'ha il collo, Ben Affleck, hai visto? Sta senza collo. No, no, ce l'ha. C'ha tante altre cose, esatto, ma qui c'era anche il coyote che si buttava almeno 3-4 volte uno dopo l'altro. A me piace come attore, mazza. Vabbè, comunque, come attore, non possiamo mai sapere poi quello che succede. Vero. Magari l'ha fatto anche apposta, noi ti perdoniamo. Ti piace il cinema americano? Molto, tantissimo. Ti piace più quello italiano o quello americano? Ma per le commedie apprezzo ultimamente anche la nuova parte, diciamo, italiana. Quello americano, vabbè, a livello di action, di azione, di fantascienza, stanno troppo avanti. L'altro livello. Stanno troppo avanti. Vabbè, no, è una domanda che... Stanno troppo avanti. Vero. Volevo fare Emiliano. Che ci abbiamo? Le curiosità? La posta del cuore. Ma c'è anche, allora, diciamo questo anche per chi si è connesso in questo momento. La curatella? Emiliano Bonini, da insomma ormai qualche tempo, purtroppo collabora con noi. Carina, scherzo. Sempre carina. Veramente carina, un amore. Detto questo, lui ha creato dei personaggi, perché essendo anche un micro influencer, si può definire, possiamo definire micro, così. Vabbè. Ecco, diciamo che ogni volta commentiamo insieme la posta del cuore con un personaggio diverso. Sì. Diciamo che è venuto lui in carne ed ossa e quindi oggi la facciamo. Ah, no, mi sono messa la parrucca, in realtà sono pelato io, quindi... Ecco, vedi? Bello sto tupè, Una volta era Gianmarca, l'altra chi era? L'altro... Come l'abbiamo chiamato? Gianmarca... Riccardo Ghiro. Riccardo Ghiro, Riccardo Ghiro, il signore quello anziano. Oggi sono... Oggi Emiliano. Gentilezza, troppo. Esatto. Radioroma.it, comunque le repliche per vedere queste parrucche fantastiche. Benissimo. Perché ci sono. Iniziamo, direi, che dite? Facciamo l'angolo del cuore. Iniziamo. Cuori, grazie. Allora, cari Maurizio, Eleonora, Giulia e avevano scritto Gianmarca, ti dico che quindi vivo una situazione molto complessa che non so come gestire. Sto con mio marito da 12 anni, siamo sposati da quasi 2 e abbiamo una figlia di 11. Dallo scorso marzo la situazione ha avuto un tracollo grande. Lui mi ha detto di voler stare solo, che i suoi sentimenti erano cambiati e che pensava sempre ad una collega con cui però sosteneva di non avermi tradita. Okay. Le storie in ufficio vi ho detto di no. Queste colleghe però. Appunto, sono andata via di casa. Tutti all'asse. Sì, a noi quando avete finito magari va. Infatti se beva. Sono andata via di casa per 2 settimane e durante quel periodo lui mi ha chiesto di tornare, che tutto quello che mi aveva detto non lo pensava realmente. È convinto che nonostante tutto il tempo che servirà, le cose potranno rimettersi a posto. Io non so più cosa pensare per farlo riavvicinare a me e togliere la figura della collega dalla sua mente. Dalla mente di chi? De lui o di lei? Di lui. Di lui. Di lui. Ma quindi c'è stato effettivamente qualcosa con sta collega? Non si capisce. È un po' così borderline, capito? Quindi molto probabilmente c'è stato qualcosa, ma non con la collega, perché la collega è stata fuorviante. Cioè lui ha cercato di spostare l'attenzione sulla collega, ma si sarà fatto un'idea, altre situazioni. Sicuramente sotto questo punto di vista si sarà fatto. Quindi diciamo che tu devi vedere un po', tesoro mio, è tosta. Io starei attento. Sì, alla collega. Alla collega. Perché poi ce ne stanno altre di colleghe. Vabbè, dai, voi donne siete, cioè, avete il cervello posso dire? Secondo me, secondo me si fanno troppo i film. Controlla. Dai. La cosa bella è che allora capita, io non voglio generalizzare, perché poi succede all'uomo come succede alla donna. In questo caso è successo alla donna. Quindi, però, non è che se lui prova attrazione allora la colpa è della donna che si fa. Sì, sono d'accordissimo su questo. Manco a festi, certo. D'accordissimo. Venezia. Allora io ti direi che nel momento in cui lui ha deciso di farti tornare perché non le pensava veramente, lì è stata proprio la controprova. Evidentemente stava troppo bene, troppo comodo con te. Quindi voglio essere dura questa volta. Nonostante l'amore, nonostante i sentimenti, pensa a te stessa e lascia perdere tutto. Prenditi cura della tua famiglia, prenditi cura di te stessa e noi lo mandiamo... al canale 14 a parlare di amore. Certo. Cari Giulia, Maurizio e Eleonora, ho 35 anni. Beata te. Arriva. Da qualche tempo sono molto attratta da un altro uomo sul lavoro. Io non so più cosa fare. Vedi, con queste attrazioni. Niente, non andate più a lavorare. Questa cosa mi logora. Il mio tormento non è tanto il senso di colpa verso la mia famiglia, quanto il rifiuto da parte dell'altro. Cioè, non è che sta male per quello che fa il marito, bensì perché l'altro la rifiuta. Ok. Quindi capito? Vedete che non è solo l'uomo che è contorto, anche la donna. Ma certo, ma è così. Tosta. Non avevo problemi con mio marito, nemmeno pensavo di poter provare un'attrazione fisica così forte per qualcun altro, ma invece è successo.
ho pensato appena ho avuto il bambino, non proverò mai un amore così grande per nessuno. Ma allora perché sto tanto male, non riesco a togliermi questo collega dalla testa? Perché? Probabilmente. Ma tutti i nostri colleghi? No, andiamo. No. Perché magari vedi un po' un attimo di andarci di guagliare? Vedi un attimo di... Beh, oddio, è tosta, certo è un problema, perché comunque sicuramente con tuo marito, a me un po' di noia ci può stare, no? Dopo tanto tempo. Dopo un po'. Se ti è partita la testa per questa persona, o proprio cerchi, fai un lavoro su te stessa e lo elimini dalla tua mente, cerchi in tutti i modi, oppure se no ti butti su quella situazione e vedi un attimo che succede. Cioè, la posta del cuore, io capisco così. Che gli occorre... ho dato due possibilità. No, infatti perfetto. No, però c'è qualcuno che scrive e dice: sono felice con mia moglie, sono felice. Che scrive con... a te se no, felice perché con la moglie. No, ci stanno problemi. Sì. Ma no, non no, sarà invece così. No, scriveteci pure e dite: io sono 50 anni che vivo con la stessa persona e fortunatamente mi trovo bene. Ma non è più bello. Mi piace vincere facile. Esatto, sì, sono d'accordo. Anzi, direttore, facciamo un TG con tutte belle notizie. Sì. Non esiste. Sarebbe bello. Ecco. Potremmo diventare famosissimi. Ah, nel senso che diventa pesante la cosa. Vabbè, dai, ce ne abbiamo un'altra? L'ultima, però questa è tosta, quindi io vi chiedo gentilmente di essere delicati. Me ne vado, se è tosta me ne vado. Giulia, Maurizio ed Eleonora, le devi imparare a gestire anche certe situazioni. Sì, però. Certo. Ho 27 anni e un disperato bisogno di un consiglio. Ho lasciato il mio ragazzo dopo un anno e mezzo, le cose non andavano bene da novembre, mese in cui era successo qualcosa in famiglia di cui non mi ha mai voluto parlare. Siamo andati avanti, ma non abbiamo mai parlato, non c'è più stato dialogo finché a giugno è tutto precipitato di nuovo. L'ultima volta che ci siamo visti mi ha mosso accuse molto pesanti, dipingendomi come un'approfittatrice che vorrebbe solo che lui stesse ai miei servizi. Non priva della forza di venirne fuori, perché è tutto quello che voglio per stare meglio, adesso però non ho più voglia né di divertirmi né di uscire. Mi pento della scelta fatta, ma ho deciso di lasciarlo. Brava. Ho paura che andando avanti però potrei ripensarci, ditemi voi come comportarmi. Il rischio ci sta, il rischio di ripensarci ci sta sempre, però... È il famoso rischio d'impresa, no? Io non ce la faccio più. No, neanche io. È proprio faticoso. Non si può. È faticoso. Ha fatto proprio bene invece, perché è una persona che poi viene anche un po', tra virgolette, giudicata. Anche Judy Garland. Io poi. Meno male che avevo chiesto serietà. È una situazione delicata questa. Infatti, veramente. Secondo me, la scelta più giusta che potessi fare. Sì, anche secondo me. Però, e quindi occhio ai ripensamenti. È chiaro che va bene anche seguire il cuore. Ripensamento... Però anche in questo caso deve pensare a se stesso. Il ripensamento ci può anche stare. Bisogna vedere se poi dall'altra parte trovi una persona sempre pronta a riprenderti, insomma, no? Però il ripensamento non facciamolo passare come una cosa incredibile. Ci può già stare. No, certo. Tira e molla. Dialogo, ragazzi. Quindi se si torna ci devono essere dei presupposti. Parlate sempre tanto. Sì. E poi magari soprattutto accusare, questo non va mai bene. Quindi quando si inizia ad accusare, non ci siamo. Vabbè, ogni tanto uno si può accusare, cioè. ma anche discutere e litigare è bello, perché poi è bello anche fare pace. Chiaro, quello però se inizia ad essere una cosa tossica, dove una discussione fa male, lì è un po' diverso. Quello no. Vabbè, l'importante è essere sempre chiari, in qualsiasi momento, sempre parlare. Se ti piace una persona, dopo due secondi e tu ti sei innamorato e già ti è partita la capoccia, glielo devi di subito, dopo vent'anni. Ma sì, ma che ci basta così? Queste storie, queste tecniche, non esistono tecniche. Se una ti piace, glielo devi di subito. Basta questa la fate scappare, ma perché deve scappare? Perché troppo, ma magari lei si è innamorata, dice: ma Emilia, io aspettavo uno come si può discutere. Andiamo in pubblicità, che tra un po', attenzione Matteo, tra un po' c'è la dottoressa Elena Baroni, che c'è un argomento molto 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 carino. Attenzione, vai Matteo. Non vi sopporto. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Bene, entriamo in diretta. Allora, avevamo annunciato un bel servizio particolare. Di là fanno io, no? È un bel servizio perché chi ha cani, gatti, specialmente i cani, però mi dicono. Che soffrono di questa patologia, che poi è passeggera, poi ce lo spiegherà bene la dottoressa Elena Barone. Vogliamo vedere questo filmato, poi ne parliamo e ne discutiamo qui in studio. Vai. Ciao a tutti. Ciao. Oggi parliamo di coprofagia, ovvero del perché
i cuccioli in modo particolare ingeriscono feci. Innanzitutto diciamo che esiste una autocoprofagia, quindi il cane che mangia le sue stesse feci, una coprofagia interspecie, quindi un cane che mangia le feci di un altro cane, oppure il cane che mangia le feci di un'altra specie, quindi per esempio del gatto, che è un bocconcino molto ambito. E le cause sono molteplici. La prima, più banale, è che il cucciolo ha un atteggiamento imitativo nei confronti di quello che era il comportamento materno, perché come sappiamo la mamma durante l'allattamento, lo svezzamento dei cuccioli, elimina le feci dei cuccioli stessi ingerendole, quindi mantiene pulito l'ambiente in cui essi vivono appunto ingerendo queste feci e quindi le elimina in questo modo. Il cucciolo quindi sviluppa un atteggiamento imitativo nei confronti della madre e per un certo periodo di tempo elimina le feci che esso stesso produce. Questo appunto quando parliamo di autocoprofagia. E in alcuni altri casi invece, che è un atteggiamento anch'esso possiamo definirlo fisiologico, il cucciolo va a eliminare le feci di altri animali ingerendole, in modo particolare quelle del gatto, perché hanno un sapore che gli piace. Quindi non è un atteggiamento in realtà patologico legato a una malattia, ma è legato proprio a un motivo comportamentale. Questo perché gli alimenti spesso ingeriti dal cane o dal gatto, e in modo particolare alimenti in scatola, croccantini o scatolette, contengono additivi o conservanti che hanno un sapore comunque che resta anche nelle feci. Quindi ingerendo le feci del gatto, per esempio, assapora qualcosa che gli piace e quindi continua a perpetuare questa ingestione. Altre motivazioni possono essere invece legate a fattori di stress, quindi un cane, per esempio, che vive in ambienti angusti, molto stretti, con spazi limitati, spesso è un animale molto stressato, un animale che non ha grandi stimoli, è un animale stressato e quindi manifesta il suo stress oltre a altre cose come potrebbe essere il leccamento, il grattamento continuo, anche ingerendo feci. Altre motivazioni legate appunto a motivi patologici possono essere invece delle malattie, per esempio un cane col diabete o con l'insufficienza pancreatica, che è un cane che ha un abnorme appetito, va a ingerire le feci sue o di altri esemplari perché ha fame. Quindi è un cane che ha la pica, si dice così, quindi mangia qualunque cosa incontri e tra queste cose anche le feci. In conclusione possiamo dire quindi che l'ingestione di feci non è sempre un atteggiamento patologico del cane, ma potrebbe anche essere un atteggiamento fisiologico. Quindi il consiglio è di rivolgervi al vostro veterinario per capire insieme quale metodologia applicare per far sì che questo non avvenga più. Per esempio nel caso dei cuccioli che mangiano le feci perché hanno un sapore buono, quindi mangiano le proprie feci, esistono degli alimenti in commercio da poter somministrare, degli integratori che conferiscono poi alle feci un sapore molto amaro e disgustoso, e quindi il cane quando le andrà a mangiare sentirà appunto un sapore che non è più piacevole ed eviterà l'ingestione nelle volte successive. Per cui appunto rivolgetevi al vostro veterinario così da trovare insieme la soluzione migliore. Grazie alla dottoressa Barone. Insomma, vogliamo commentare qualcosa? Sì. Infatti, no, intanto la ringraziamo. Io spero di averla anche in studio adesso a settembre, sì, quando riprendiamo. A settembre sarà nei nostri studi. Ma si parlerà sempre delle stesse cose? Non credo, non credo. Possa, di questo argomento. Vabbè. Oh, ma è una domanda. Ma però, ragazzi, mi guardano adesso sempre male quando allora, faccio domande. Noi abbiamo chiaramente giocato sull'argomento e quant'altro, però è una cosa. Cioè, a me personalmente è capitato che il mio cane, ecco qua, vedi, guarda, però, cioè non è che ci aiutano poi tra l'altro. Una figura proprio di... Allora, nel senso che, come avete ascoltato all'inizio, è una cosa che fa per prima la mamma. Sì. Perché, com'è? Perché si dice la mamma è sempre la mamma, addirittura di mangiarsi, insomma... lo possiamo dire, insomma. Beh, un bel gesto, le feci sarebbe di, un bel gesto. Dei piccolini, diciamo, e loro... copiano ovviamente in alcuni casi i genitori e poi questa è una patologia. A me è successo all'inizio con il piccolino, con la piccolina che io ho presi
in al canile. E per fargli togliere sto vizio, ragazzi, bisognava subito pure il pezzo con una fatta, bisogna subito, immediatamente, quindi è una cosa allora normale. È capitato realmente, ovviamente tornando seri, sì, anche a me una volta col mio cagnolino, vedi? Quindi effettivamente è un problema poi che a loro ricrea nuovamente certo, problemi allo stomaco, e quindi è un circolo vizioso che comunque non si interrompe facilmente, quindi meno male che ci sono dei professionisti che possono aiutarci, perché il famoso cane che si morde la... No, quella è un'altra cosa. Ah, no. Allora, sì, vabbè. Allora, abbiamo tante curiosità. Meno male. Abbiamo tante nausea, curiosità. Sì. Prego, dottoressa. Allora, volevo dire una cosa molto divertente. Oggi vestita da Barbie. Ecco, a proposito di Barbie, avete provato a scrivere Margot Robbie su Google? No. Perché la protagonista, appunto, di questo fantastico film, questo remake bellissimo, tra l'altro, io ho visto qualche scena, però ancora non ho avuto modo di vedere il film. E vi compare una cosa meravigliosa. Provateci adesso e poi scriveteci. Margot Robbie, esatto, okay. Esatto. Ci sono tante sorprese. Sarà felicissima lei, una carriera costellata. Beh, da lei già da The Wolf of Wall Street, insomma, e Harley Quinn ha fatto un po' di strada anche prima, dai. Però veramente, veramente. Magari questo non sarà il film che però le determinerà la carriera, però. È vero. È veramente una cosa molto interessante il fatto tu che ci giochiamo. Sì. A Barbie? Certo. Io pure? Un sacco, tantissimo. Pure tu giocavi a Barbie? Oddio, giocavo a Barbie. Beh, dai, tutti quanti della nostra generazione in qualche modo ha dei ricordi che riguardano sia Barbie che Ken, ma che c'è, addirittura ma Big Jim. C'era Big Jim. Sì, poi vabbè, Ken, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, la Roma ci ha avuto pure la versione maschile, il Barbo, te lo ricordi? Sì. Dicevi Giulia, dimmi, mamma mia. Niente. Però comunque ha fatto la storia, quindi anche a livello di pubblicità e non solo, è stato proprio, come dire, un elemento essenziale. A livello di marketing e comunicazione è stato uno dei marchi che secondo me è popolato dappertutto. Poi anche le bambine, i bambini, insomma. Bene, allora andiamo invece sulla psicologia, perché ho questa notizia per voi. Chi si lascia sopraffare dalla rabbia crede più facilmente ai complotti. Vediamo se è vero. E ci sono appunto alcune teorie, quindi una ricerca stabilisce questa correlazione, ma ci sono ancora diverse domande senza risposta, quindi noi lo premettiamo comunque, non è qualcosa di certo, ci sono degli studi alla base. I primi due studi si sono concentrati sulle teorie del complotto legate anche al Covid, per esempio, quindi il primo, che è iniziato poco dopo lo scoppio della pandemia, ha coinvolto 363 polacchi ed ha rilevato che le persone che si trovano d'accordo con l'affermazione "mi infiammo facilmente ma sbollisco velocemente" erano anche spesso quelle che credevano che il Covid fosse frutto di una cospirazione globale. Quindi è stato fatto tutta questa teoria e associata chiaramente a questi eventi. E il secondo studio invece è stato condotto su 422 polacchi di diverso sesso e ha confermato le conclusioni del primo, quindi rilevando inoltre una correlazione tra le teorie del complotto, narcisismo e fondamentalismo religioso. Quindi tecnicamente, secondo questi studi, poi ovviamente noi lasciamo sempre tutto agli studi, eccetera, chi è più facilmente impulsivo, un po' impulsivo, sì, mettiamola così, crede più facilmente ai complotti. Chissà, dovremmo fare un'indagine tra due poi i polacchi bevono pure molto, quindi magari se... Ma che vuol dire? No, magari se incavolano il resto, che ne so. Ah, tu dici come... Sì, se arrabbiano prima. Però qui dice, attenzione, perché vabbè, lo studio è legato proprio alle emozioni, al fatto anche che chi si arrabbia subito sbollisce anche in maniera veloce, insomma. Beh, certo. Chi si arrabbia scarica. Sì. E quando scarichi, ovviamente ti sei sbollito. Però bisognerebbe cercare di gestire un po' meglio queste emozioni. Sicuramente, no? Però i santi stanno in paradiso. Lo chiariremo con dei professionisti, perché magari negheranno tra virgolette anche questa cosa, perché ci sono altri tipi di studi, no, alla base. Quindi noi diciamo sempre quelle che sono le curiosità, ma chiariamo. A me, per esempio, passa subito. Io mi agito, mi scarico, però dopo 20-30 secondi neanche mi ricordo più perché. Cioè, nel senso che... Bravo, vedi? No, ma questa non è una battuta. Non so se vi capita a voi di arrabbiare, magari così. No, io tengo, per dirti, vedi. Cioè, se poi io me la lego al dito, per me è chiuso. No, invece fa questo più male. È un problema però per le persone che non ti conoscono. Però, a me dipende, sì, per esempio, sì, perché tanti che magari sanno come sei fatto, sanno, dice, vabbè, lascialo perdere, tanto fra un po' sbollisce. E invece una persona che ti conosce bene o male. No, perché se pensano che sei matto, perché se sbrocchi facilmente... No, ma io non è che sbrocco. No, sbrocchi, nel però senso che... No, nel è senso lunatico. Che... Nel senso... È lunatico, no, ragazzi. No, nel senso che se mi arrabbio
scarico tutto, però dopo un po' mi passano, un po' torno ancora. Io penso, capito, che alla base ci sia proprio il meccanismo di sfogarsi, perché anche magari tra amici, con un professionista, con i genitori, scaricarsi fa bene. Che poi può essere urlare, mandare a quel paese, può essere piangere. Può anche stare in assoluto silenzio. No, quello è peggio, perché covi dentro, ti arrabbi dentro, poi dopo te la porti dentro e dopo, secondo me... Dipende dalle persone, poi ci sono diversi modi di reagire. Comunque questa era una cosa molto bella, però, sta cosa. Brava Giulia, vedi? Grazie. Io ti parlo di A Fantasia invece. Bene. A Fantasia. A Fantasia. Grazie ai nostri ricordi sappiate che noi vediamo immagini con la mente. Cioè tu ovviamente ogni tanto hai dei flash, no? Di quando eri piccolo, di qualcosa che ti piace. Pure Spider-Man. C'è qualcuno invece che soffre di la fantasia. Bella. Mi sembra di stare dentro il raduno proprio dei motociclisti. Io me ne vado. Coloro che soffrono di afantasia non hanno i ricordi ed è complicata questa cosa qui. Si chiama cecità psichica, è una condizione dovuta a un'alterazione della rete tra diverse regioni cerebrali che insieme permettono di generare immagini mentali sulla base delle informazioni depositate in memoria. Che vuol dire? È bruttissimo. Che tu magari hai il ricordo, non ti dico più o meno nitido se vai a 40 anni fa, però magari i colori, il profumo ti riporta indietro. Chi soffre di afantasia non ha nulla di tutto questo, perché su 10 che ha fatto un ricordo, lui ricorda 2. No, quindi è una cosa molto triste, perché... Cioè, è bruttissimo. È bruttissimo. Immaginati, non so... È brutta. Tu che conosci Gabriel Gargo, hai una situazione sentimentale con un uomo del genere e poi ti dimentichi. Quindi lei potrebbe... Ma non è che ti dimentichi, non è che viene rimosso l'accaduto, però ricordi poco. 10 su 2. Ricordi poco. Eleonora, quando conosceva una persona, gli dice: ma tu lo sai che sono amica di Richard Gere, davvero? Sì. No. Esatto, finisce dopo così, due secondi finisce subito. Così. Potrebbe essere sì, potrebbe essere L'80%. No. Il 3% della popolazione mondiale, meno male che è poco, soffre di afantasia. E che si perde praticamente l'80% del ricordo. Esatto. Ma devi vivere tutto, però. Vive tutto quanto quello che gli capita. Al momento 100%. Assolutamente sì. Matteo, ci abbiamo il piatto del giorno dopo la pubblicità. Vai! A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Torniamo in diretta. Parlavo con Emiliano. Perché Toscano? Se poi lo fanno in Umbria, questo preparato che stavamo parlando di... Che solitamente, io mi ricordo, lo faceva la mia zia, perché lei è di Città di Castello, lo faceva molto... È vicino a Sisi, no? 20 minuti più o meno. Sì, più o meno è stata quelle parti. Sono le bruschette, no? E si parlava di cucina, ovviamente. Ed è... Sono patè di oca, tutte queste cose. Che è... A me piace tantissimo, buonissimo. Veramente buono. Vabbè, quello si ama o si odia, tante sì, persone che gli però non è toscano, o sì? Io credo sia... Non so, io domando adesso... Io spesso il concetto toscano è quello che all'interno ci sta... Però lo fanno anche in Umbria, però. Ah, no, potrei sicuro che sarà... Quindi probabilmente sì, qualcuno l'ha fregato. Sono da quelle parti lì, insomma, nel circondario. Sì. Allora, vediamo un po' che cosa ci ha preparato la nostra regia per quanto riguarda l'antipasto. Oggi è lunedì, quindi antipasto. Però te l'ho difettata con salmone e ricotta? Questa, ma dai, chi lo sa? Selfie, forse. Mia, questo lo puoi tranquillamente fa anche tu, Sì. Sei uova, formaggio, salmone e formaggio spalmabile. Salmone affumicato. Mettiamo le uova e il sale. Mi piace il formaggio, che non è besciamella. Capito? Girate, perché adesso diventa una barzelletta. Strapazzate le uova. Esatto. Andate di olio di gomito. Sì. Frustate le uova. Quella frusta. Certo. Mettiamo le zucchine che avete precedentemente tagliato a rondelle. Chi ha tagliato in cinese? Fine. Sì. Che girate, continuate. Mi date un termine che sia un po' più culinario di girate. Applichiamo il tutto mescolare. Mescolare. Sulla carta forno, ricordatevi la carta forno, ovviamente. E viene una grossa frittatura. Su una teglia. Se non sbaglio, no? Facciamo cuocere a 180 gradi per 20 minuti? Sarà sì, perché ve lo dico io. Sì. Appena sfornato sarà questo il risultato e lo arrotoliamo con la carta Giulia, da forno. Attenzione! Ha fatto colazione alle 6:30. Ma Giulia avrebbe fatto colazione anche con questo. Magari alle 6:30, stamattina alle 5. E quindi, voglio dire, no? Oh, allora, va messo un po' in frigorifero, almeno una ventina di minuti. Per me può finire così, formaggio spalmabile, per favore state zitti. Scusa? Grazie. Fate lavorare, per favore. Oh, formaggio spalmabile, ancora spalmabile, spalmabile. Cioè, non è che a un certo punto non diventa più spalmabile, È sempre quello. Formaggio spalmabile. È 2B, in realtà. Spalmabile sempre. Cavolo. Spalmabile. Sì. Dopodiché il salmone io lo adoro. Vi piace il salmone? Sì, praticamente lo digerisco a Ferragosto. Più salmone più sushi, faccio pesce fresco più sushi. Io non mangio
cose crude. Sushi, niente, ma neanche sushi. Sushi, io sono fissato col sushi. Bravo, non mangio, sono cose d'accordo. Crude io. Anche arrotoliamo. Le cose più le faccio cuocere, anche che la carne. No, buono il crudo. Mettiamo in frigo il tutto, il composto, il mi composto, piace il pugno, sì, per farla arrotolare sopra, per fare colore un pochino di basilico. Secondo Giulia, il piatto è servito. Buon appetito. Esatto. No, dicevo, per tagliarle, arrotolarle, insomma, farle venire precise. È un piatto estivo questo. Ci vuole un po'. Sì, perché lo puoi mangiare anche freddo. Ci voglio veramente tanto tanto. Se c'è il colesterolo alto, questo piatto è magnifico. No, vabbè. Ah, sì, grazie, la bruschetta. Questo è il patè di Maurizio. Patè di Maurizio questo qua. No, sei cazzetta finale, senza ragazzi, io. Ragazzi, io però, posso dire una cosa? Sì. Tutti sti piatti arzigogolati, strani, cioè composti particolari sicuramente da chef, ma due bruschette così, ma non sono meglio. Sì, sì, cioè, sono più veloci. Ma con la tua faccia anche. Ma la faccia sopra, sopra la mia faccia no, ovviamente. Però ecco, per esempio, quella in basso a sinistra che non so cos'è, noci e radicchio. No, no, non c'è. Pure quella in basso a destra, dai, spinaci rucola e uovo, no, male, dai. Perché noi siamo semplici. È vero, è vero. Noi siamo gente easy, molto molto. Ma parla per te. Come parla per te? A te piace il sushi, per esempio? Terribilmente. Da morire. Pure a me, pure a me. Davvero? Cioè, vi piace il pesce crudo? Ma proprio tanto, tanto, tantissimo. Veramente tanto. Se io mangio il pesce crudo mi ricoverano dopo. Ma magari è più una cosa mentale. Che cosa mentale? A me non me l'hanno detto diverse volte, ogni volta che mangiavo rischiavo veramente di morire, davvero. Non lo so, io probabilmente sono soggetto a determinate cose. Non posso mangiare. Ti darà fastidio. Cose crude, allora, Maurizio è in soggetto. Oggi abbiamo scoperto che Maurizio è in soggetto. C'è l'aforisma, dottoressa? Chiaro, meno male. Oh, spariamoci questa allora, attenzione, perché è un po' complicato. Lo sapevo. Allora, in realtà si chiama Pierre Chauderlot de la Croix. Vi lascio immaginare come l'ho scritto per pronunciare. È come il santo del giorno. Ma in profumo? Scrittore generale di... Mi fate parlare? No, è complicato. È da denuncia, veramente. È oggi è allora, scrittore generale ed inventore francese che diceva: l'amore, come la medicina, è soltanto l'arte di aiutare la natura. No, spiegano. No, questa non. Ce la doveva spiegare lui. Io dico la citazione, poi. Me la ridici, per favore? Perché l'amore, sì, come la medicina, è soltanto l'arte di aiutare la natura. Ecco perché si dice ti pago in natura. Ma hai capito? Perché te pa in natura, perché è l'arte di dare l'amore, capito? L'amore. È sostanzialmente l'amore. Mannaggia. Che viene preso come la medicina, perché è in grado di curare le persone. Ragazzi. Ah, no, e la prima parte era abbastanza chiara, era il dopo, cioè ho avuto qualche difficoltà. Come mai non ci ho pensato prima? Però l'amore. Adesso andiamo ad analizzare veramente. Io comincio a uscire. È una medicina straordinaria. Te credo. È vero. Non c'ha tutti i torti. L'amore vero, però. L'amore in generale. Perché è difficile ad oggi. È vero. L'amore... molto difficile. Ma dove sta Giulia? Non so, Giulia se n'è andata. L'amore in generale. L'amore in generale si parla anche di. Mi dai i microfoni? No. Aspetta, che è serio. L'amore in generale si parla non soltanto dell'amore tra uomo e donna. Io parlo in generale. Certo. Che l'amore può. L'affetto. Ma certo. Ma quante volte è successo che per affetto o per amore, che noi chiamiamo questo. Un amore particolare, non l'amore quello lì. No. Lo so, sto cantando. No. Però magari ecco, guarisce. Le ferite. Le ferite non solo, ma guarisce. Io ho conosciuto tante persone che con l'amore hanno superato alcune situazioni. Io, ma l'amore anche di un familiare, conosciuto... insomma, che non debba essere razionale solo la situazione, no? Ma certe volte l'amore guarisce, perché io ho trovato delle. Vabbè, dai, su questa però. Vabbè, però non ce la faccio. Ancora, ancora abbiamo 3 o 4 minuti, quindi non vorrei. C'ho caldo. No, più che altro. Prendiamo una petizione. Siccome siamo in qualche modo sotto esame se continuare questo programma a settembre, quindi se tu mi fai così. Ho capito, ma avete fatto bene l'ultimo giorno. Guarda, io e Giulia sicuramente. Solo è colpa di Eleonora Pezzella, raga, io vorrei dire ma di cosa? Intanto facciamo i complimenti a Eleonora Pezzella per aver condotto egregiamente anche. Non è stata proprio. Diciamo che ho affiancato. Ah beh, però dai. Parliamo di Eso Pazzo Music Festival. Vabbè. Festival che è terminato dopo una settimana ieri e io ero sotto palco ad intervistare tutti gli artisti. Ma sono soddisfazioni. Grandi, grazie intanto. Brava. Ha pure cantato. Che bene. Volevo fare un saluto all'organizzazione, a Meriton Dato, soprattutto, insomma, poi Valerio Crivelli, veramente tante persone che hanno reso questo evento. Che devi invitare, Mary. Enorme, assolutamente sì. E ieri c'era pure un cantante senza semi, no? Clementino. Ieri c'era Clementino, che è stato molto carino anche con noi di Radio Roma, togliendo queste battute terribili. Lo salutiamo ancora, lo ringraziamo. E veniteci a trovare di nuovo per quanto riguarda Mary, insomma, Pennino, certo. Nello Daniele. Ovviamente saluto e anche Nello. Clementino per la prima volta. E chiedo
scusa. Se vuole venirci a trovare, noi siamo qua. Assolutamente. Fatemi chiedere scusa a Nello. È meglio. Ti cercava. Sì, sì, vabbè, sono cose che purtroppo accadono. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo raccontare Ma guarda, alcune io cose? A questo punto, in generale, ti posso dire che se vuoi avrei una curiosità. Ma anche due, se vogliamo una curiosità? Che vuoi sapere? Che vuoi sapere? Sì. Infatti, allora, tra un minuto te la dico, quindi sì, tu che sei bravo a mediare. Posso fare una domanda seria? Prego, prego. Oddio, allora, dov'è la curiosità? No, aspetta un attimo, una domanda seria. Hai scadenzato i tuoi interventi per quanto riguarda Instagram, TikTok, i social? Perché io mi faccio sempre una domanda. Allora, chi fa questo, ovviamente non è il tuo caso, però per lavoro, sì, per esempio ci sono stati anche Casa Abyss che hanno una notorietà importante per quanto riguarda i social. La mia domanda è: mi organizzo e vado a pubblicare con scadenze o con cadenze, fate voi, quotidiane, oppure è una cosa che dici questa è una cosa carina, la prendo, la metto? Cioè, allora, vuoi sapere se c'è un planning dietro? Allora, in realtà è una bella domanda. In realtà, allora, diciamo che TikTok e Instagram non hanno una regola unica, però tra TikToker e influencer, diciamo, tra di noi, nel mio piccolo, insomma, ci interfacciamo sempre. Quindi, secondo me, bisogna mettere su TikTok un video al giorno, un video nei 2 giorni. Su Instagram si dice che bisogna mettere 3 video a settimana perché sennò rompi le scatole e la gente non ti segue più. Quindi, comunque, sì, per chi fa questo di lavoro, sì, un planning ci sta. Ci sta sicuramente. Per chi studia, per chi studia a livello social, tutte queste cose qua. Ecco. L'angioletto. Adesso sono diventato angioletto. Ho fatto una domanda seria. No. Se volete, quello era Cupido comunque. Diciamo, non c'è una regola. La regola ce la creiamo noi, un po' come un test, no? Proviamo. Come se vedi, che ne so, se c'è di prova con una ragazza, dici, ma che ti faccio? Parto subito. Oh, ma scusa, no, ma se parla sempre d'amore, se parla sempre di queste cose qua. Uno deve fare dei tentativi. Ho una domanda seria anch'io. Prego. Ogni tanto, ora tu fai video diversi, no? Quindi non è che c'è sempre un argomento centrato, insomma, comunque variano. Mi sono sempre chiesta, che valga poi per i micro influencer, ma anche poi per altre figure diverse, comunque c'è una sorta di responsabilità, no? Nella comunicazione. Certo. Quindi dall'altra parte comunque hai responsabilità più o meno grandi che sono, certo, di comunicare il giusto. Certo. Quanto è importante mentre tu giri il video pensarci? Cioè, tu comunque continui ad andare per la tua strada, comunque il pensiero, il retropensiero c'è, cioè, come funziona questo? Io credo sia fondamentale, soprattutto perché è molto influente, è per quello che si chiama così, ed è questo il motivo per cui tanti genitori si lamentano dei ragazzi, i loro figli che seguono delle persone che danno dei consigli secondo loro sono sbagliati. Chiaro. Quindi sì, ci sta, il rischio ci sta. Loro, magari tante persone, sai che c'è, per diventare oggi come oggi più importante devi lanciare delle bombe, no? Certo. Lanciando delle bombe che abbiano, che magari non pensi, non tutti, io dico sempre questa cosa, quando faccio i miei video non quasi mai penso, cioè spesso sono un po' architettati, romanzati per far sì che poi arrivi, per il mio punto di vista, meglio a chi poi vedrà. Però ci stanno delle persone invece che c'è stato tutto un discorso dietro che lo fanno lanciando una bomba di una cosa che non pensano, certo, davvero, dando dei consigli che certe volte sono pure sbagliati. Per creare hype. Perché poi parleranno di te. Quello ha detto che bisogna, non lo so, comunque, una cosa. Però allora TikTok sotto questo aspetto magari lo preferisco di più, perché io ieri, per esempio, ho risposto a una cosa dei Maneskin. Mi hanno ammazzato. Sì. Perché mi sono permesso. I Maneskin ne sono intoccabili, no, perché oggi come oggi. No, ma io sono stato a favore di Damiano, perché Damiano ha scritto e ha detto qualcosa, adesso non ricordo, io ho espresso la mia idea e ho avallato in quel caso quello che ha detto Damiano. Ci sono quelli che praticamente, a prescindere, ti devono insultare o ti devono solo andare contro. Nominato. Perché magari vedono che tu sei, comunque c'hai un certo, come dire, seguito, perché hai, che ne so, tot follower, e allora vanno a vedere la tua pagina che tu hai risposto e ti devono attaccare perché dicono: ah, io ho attaccato quello che è un po' più popolare perché ha detto una cosa tutta. Secondo me non è più social, ma diventa asocial. Certo. Asocial. È da lì che nascono gli haters, no? Infatti è una cosa incredibile. Vabbè, Emiliano, noi ti ringraziamo, ma tu ritorni questa settimana? No, a settembre. A settembre ci vediamo, a settembre. Come a scuola. Ci vediamo a settembre. Sei stato promosso? Non me lo dovete dire voi. Adesso glielo diciamo, ora ci pensiamo. Grazie. Matteo dice sì. Grazie a Giulia, grazie alla nonna, grazie a tutti, grazie a Matteo in cabina regia. Noi ci vediamo domani, stessa ora, stesso canale. Ciao. Ciao. A casa di amici.
il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli.